Benvenuti alla 11ª puntata di Zorba. Qui è Franz Campi che vi saluta insieme al nostro amato felino, sì, Zorba, che dà il nome alla trasmissione. Il tema della puntata di oggi sono le fake news. Avrete sicuramente anche voi ricevuto da qualche amico su Facebook o su WhatsApp dei video da vedere assolutamente perché stanno per essere cancellati. Ecco che poi magari sono gli stessi video che qualche altro vostro amico vi aveva inviato un mese prima, ma fa niente. Insomma, al grido di quello che i giornali, i media non dicono, ecco, ci piombano addosso dei filmati basati quasi sempre su fake news, notizie false, insomma, tantissime dedicate all'ambiente e al tema della salute soprattutto. E dove in questi video ci sono dei personaggi, spesso dotati di studi basici, minimi, insomma, che su queste false notizie costruiscono poi dei pipponi intergalattici. E allora via con i monologhi dedicati alle correlazioni tra il Covid e i 5G o al fatto che la multinazionale Monsanto prima uccide le api e poi vende le api robot per impollinare artificialmente i campi OGM, oppure che Obama, quando era presidente, e Bill Gates, adesso, appena sarà pronto, il vaccino anti-Covid farà installare nelle persone dei microchip attraverso le vaccinazioni. E chi più ne ha più ne mette, insomma, tutte falsità che risolvono con astruse e immaginifiche invenzioni la complessità del nostro vivere quotidiano, sì, perché il mondo è complesso e piuttosto che studiare e cercare di capire, meglio trovare qualche untore, qualche complotto a cui dare la colpa di tutto, anche se spesso la colpa, diciamocelo, è nostra. E allora perché queste bufale devono essere prontamente smascherate e combattute? Perché minano proprio alla base il processo democratico, il formarsi delle opinioni che così vengono viziate al punto di partenza, il fatto che invece è falso. E infatti esistono società e professionisti in Italia e all'estero che vengono lautamente ricompensati per questo lavoro di disinformazione. Insomma, la questione è molto delicata e iniziamo a confrontarci con il primo dei nostri importanti ospiti. Siamo con Andrea Martella, che è sottosegretario alla Presidenza del Consiglio che si occupa di editoria. Martella, sul web ci sono migliaia di pagine, messaggi che stravolgono la realtà, insomma. Abbiamo visto anche che diverse di queste fake news vengono costruite ad arte proprio. Eppure sono così assurde e artificiose che molta gente ci crede lo stesso. Come può il governo difendere i cittadini da queste informazioni false che poi minano il dibattito democratico? Perché io mi faccio un'opinione su una questione falsa e quindi anche il mio giudizio sarà diverso. Devo dire che le fake news sono diventate durante il periodo del coronavirus un pericolo nel pericolo che già stavamo vivendo e sono apparse notizie assurde che sono diventate virali, penso a quella relativa ai gargarismi con la candeggina o quella relativa a fantomatici aerei che avrebbero sparso non meglio precisati disinfettanti. E lo Stato deve tentare di combattere questi profili di notizie false, soprattutto quando esse rischiano di creare un danno alla salute dei cittadini, ed era quello che rischiava di avvenire durante il periodo del coronavirus che ancora stiamo vivendo. E quindi bisogna aumentare la capacità di discernimento. E bisogna cercare di creare degli anticorpi alla diffusione di notizie destituite da ogni fondamento. Come si fa? Lo si fa innanzitutto con un'opera di educazione che deve iniziare dalle scuole, e per questo che nell'ultima legge di bilancio avevamo previsto 20 milioni di euro per l'acquisto di giornali, periodici, riviste, prodotti editoriali a favore di ragazzi perché possano svolgere dei percorsi di lettura critica e quindi avere gli strumenti per poter analizzare, discernere. E poi lo si fa naturalmente cercando di dare al cittadino la possibilità di avere quegli strumenti per poter valutare le notizie. Da parte nostra non c'è nessun intendimento di dire una notizia è vera o falsa o di mettere un timbro, ma si tratta solamente di offrire ai cittadini gli strumenti per avere delle informazioni istituzionali o che siano corrette e certificate. Ed è con questa consapevolezza che abbiamo lavorato in questo periodo, cioè tenendo a braccetto una lotta contro la disinformazione, contro l'infodemia, che però dovesse tenere insieme la libertà, e la libertà dell'accesso alla rete e naturalmente la responsabilità
però contro notizie destituite di ogni fondamento che rischiano di viaggiare nel web e di creare dei danni. E per quelli che invece fanno proprio diffamazione e atteggiamenti violenti anche sul web, i bulli del web, come si può fare? Beh, diciamo che noi ci siamo occupati prevalentemente della pandemia, del coronavirus e di quelle notizie legate diciamo, al virus. È vero anche però che a livello di governo abbiamo attivato un'altra iniziativa, insieme anche degli altri ministeri, quella sull'hate speech, cioè quello contro l'odio online, con quelle forme di intolleranza, di odio, di discriminazione, di violenza verbale che spesso proprio sulla rete si riversano e sulle quali va fatto un lavoro di carattere educativo e culturale ed è un altro pezzo delle cose che stiamo facendo. E poi si tratta invece, per rimanere nell'ambito del lavoro che stiamo facendo relativo al coronavirus, di offrire ai cittadini degli strumenti nuovi. Penso per esempio che potremmo attivare un hub istituzionale unico relativo al coronavirus con tutte le notizie affinché i cittadini lì trovino delle risposte, cioè con notizie certificate e asseverate, o anche la possibilità di fare delle campagne istituzionali che siano in grado di offrire notizie attendibili e anche dei veri e propri corsi di formazione per i comunicatori istituzionali che sono presenti in tante realtà, penso alle regioni del nostro paese. Insomma, ci vuole un grande patto tra cittadini, istituzioni e piattaforme web per avere atteggiamenti più responsabili e per riuscire a combattere in maniera efficace quelle forme di disinformazione che danneggiano anche la coesione sociale, anche la nostra tenuta come paese quando c'è qualcosa che può mettere in discussione la salute pubblica o la protezione civile, come è avvenuto in qualche momento. Grazie molto Martello, è stato molto chiaro. Buon lavoro, ne ha bisogno. È il momento di gustarci una bella pillola di Lega Ambiente che ospitiamo sempre molto volentieri qui a Zorba. Goletta Verde e Goletta dei Laghi sono finalmente pronte alla ripartenza, sempre con un unico grande obiettivo, quello di tutelare il mare, i laghi e i fiumi dall'inquinamento e dall'illegalità. Quest'anno è davvero un anno particolare, dopo più di 30 anni di navigazione, la nostra barca, la Goletta Verde, si prende una piccolissima pausa a causa delle regole del distanziamento sociale. In compenso però il team delle golette non è mai stato così numeroso. Sono già all'opera centinaia di volontari e volontarie su tutto il territorio a caccia di inquinamento per fare il nostro monitoraggio scientifico e saranno centinaia gli eventi in tutta Italia. La goletta verde e la goletta dei laghi di quest'anno saranno la ripartenza associativa nella ripartenza del paese dopo il picco dell'emergenza Covid-19. Saranno i 2 mesi in cui chiederemo di utilizzare i fondi europei, ad esempio, per realizzare quei depuratori che dovranno permettere ai fiumi e ai laghi e ai mari di tornare ai colori che abbiamo visto durante il fermo degli impianti industriali.
Saranno 2 mesi in cui chiederemo anche di mettere in pratica la rivoluzione energetica per fermare la crisi climatica, ad esempio smantellando le piattaforme di idrocarburi nei mari, sostituendole con impianti eolici offshore. Ed infine sarà un'estate in cui continueremo a pretendere la lotta agli ecomostri, quelli illegali, ma anche al consumo di suolo costiero che si pratica sui laghi ma anche sul mare, perché l'edilizia deve essere riconvertita per la rigenerazione urbana. Quest'anno vi chiediamo un aiuto in più. Lo chiediamo a tutti gli amanti del mare, segnalateci i casi sospetti di inquinamento e durante le vacanze dateci anche una mano a raccogliere i rifiuti che trovate sulle spiagge. Ci contiamo! Sono con Giovanni Boniolo, una laurea in fisica, una laurea in filosofia, poi diversi incarichi prestigiosi in giro per l'Italia e il mondo. Insomma, ora lavoro al Dipartimento di Scienze Biomediche e Chirurgico Specialistiche dell'Università di Ferrara, dove tratta anche dei fondamenti filosofici della ricerca biomedica e della pratica clinica. Boniolo, guardi, lei che è esperto di decision making, sia pubblico che privato, ecco, converrà che il meccanismo che porta alla creazione di un giudizio, di una scelta, di una convinzione, passa attraverso, sì, attraverso l'esperienza, il contesto sociale, familiare, ma anche la conoscenza e quindi all'informazione, allo studio. Se però questo processo viene falsato da false notizie, fake news, ecco, il danno può essere enorme, soprattutto se parliamo di un processo democratico. Certo, questo è assolutamente vero. Questo è uno dei problemi che ci sono ora, soprattutto in epoca di social, che amplificano questo tema, ma è un problema che bene o male c'è sempre stato, ovvero sia la diffusione di false notizie e di false informazioni. Qual è il grosso problema? Il grosso problema è che possono danneggiare soprattutto la collettività, più debole da un punto di vista cognitivo e conoscitivo. Quando parlo di aspetto cognitivo, parlo di capacità di capire ciò che è buono e ciò che invece non lo è. Da un punto di vista di conoscitivo, invece, la non capacità di avere quella conoscenza sufficiente per capire che qualche cosa è una fake news. Ad esempio, in epoca di Covid abbiamo avuto entrambi gli aspetti, ovvero sia molti si sono messi a parlare di ciò che non conoscevano, si sono messi a parlare di virus, si sono messi a parlare di epidemia, si sono messi a parlare di epidemiologia, si sono messi a parlare di virologia, si sono messi a parlare di un sacco di cose delle quali però non avevano alcuna conoscenza. E questo fa sì che si generi un'informazione sbagliata, una conoscenza sbagliata, un'informazione sbagliata, una notizia sbagliata e che poi si diffonda perché io la dico al mio amico, vado sui social, eccetera, eccetera. E il secondo aspetto che menzionavo, ovvero sia la mancanza di capacità di capire come controllare la notizia e soprattutto la mancanza di capacità di capire come si possa ragionare in maniera corretta. Questo non è qualche cosa che soltanto i grandi fisici, i grandi biologi, i grandi medici, i grandi filosofi possono fare, ma che anche l'uomo della strada può fare, cioè avere la conoscenza che gli serve per affrontare le cose banali della sua vita, come ad esempio andare in ospedale oppure non andare, ed avere anche quelle capacità di raziocinio che sono basilari per poter non farsi, diciamola in termini un po' prosaici, infinocchiare dal primo cialtrone che va in televisione o che appare sui giornali. Ecco, lei in qualche modo ha citato Umberto Eco, che diceva prima di internet i cretini si limitavano come dispensare i consigli al bar, invece adesso si mettono alla pari nelle discussioni con esperti e premi Nobel. È chiarissimo il concetto. Ma come possiamo allora noi cittadini, il singolo cittadino, quali strumenti può dotarsi per difendersi da questa marea di informazioni false, che tra l'altro molte sono anche guidate e sponsorizzate da progetti veri e propri, con dei costi anche sostenuti politicamente da qualche parte, insomma?
Beh, la prima cosa molto banale, spengo la televisione, non vado sul social e che così non corro il rischio. La castità è sempre stata una delle tecniche migliori per evitare le malattie venere. E poi vi è un secondo modo, ovvero sia chiedersi, ma chi lo dice? Questa è una domanda che uno dovrebbe sempre farsi. Chi lo dice? Cioè, qual è la fonte di questa informazione? Chi lo dice è un esperto? Non è un esperto? È uno che è un esperto soltanto televisivo? Oppure in realtà ha un curriculum? E questa è una cosa estremamente importante, avere il coraggio di alzare la mano e dire: ma chi lo dice? Da dove arriva questa informazione? Perché se questa informazione mi arriva, sempre facendo l'esempio della Covid, la coronavirus disease, cioè la malattia che adesso sta facendo impazzire tutti quanti i social e non solo gli ospedali. Quando io mi chiedo, ma chi lo dice? Lo dice Nature, che è una delle più grosse riviste internazionali, oppure lo dice non lo so, un critico d'arte su un qualche programma televisivo del pomeriggio? Che competenze ha? Nessuno, perché devo ascoltarlo? Quindi la cosa fondamentale è chiedersi sempre chi lo dice e qual è la sorgente dell'informazione. È molto chiaro il discorso, anche perché abbiamo visto anche nella puntata precedente alcuni fisici climatologi dicevano: sì, è importante sapere che c'è un professore, un esimio studioso che disserta di un tema, ma se non è la sua specifica competenza, la stiamo allargando il discorso in maniera proprio sbagliata. Assolutamente, lei ha perfettamente ragione. Qui poi, nella situazione che abbiamo adesso, ci sono anche esimi studiosi, esimi virologi, esimi epidemiologi, i quali dicono cose che sembrano in contraddizione tra di loro, ma non dicono cose che sono in contraddizione tra di loro su fatti che ci sono, ovvero sia che c'è il virus, che c'è stata una pandemia, che alcuni sono morti, che alcuni sono guariti, non su questo. Hanno idee diverse su quello che avverrà nel futuro. Questo perché? Semplicemente perché usano modelli previsivi che sono diversi e che partono da dati diversi. Tutto questo può essere oscuro al cittadino che non è preparato e che guarda la televisione e dice: toh, guarda, questi scienziati non sanno nemmeno loro che cosa dicono. In realtà loro sanno che cosa dicono. Molte volte anche loro sono sopraffatti dal proprio ego e quindi pur di andare in televisione dicono tutto. E questo è vero, la vanità è umana e anche loro sono umani. Però molte volte la discordanza avviene sul modello che loro utilizzano, modello diverso che permette previsioni diverse. Quindi una cosa è quando parlano di dati che ci sono. Un'altra cosa è quando parlano di previsioni. Le previsioni possono essere anche discordanti. Se io utilizzo modelli previsivi diversi che partono da dati diversi, io otterrò previsioni che sono diverse. Banale. Non ha senso mettersi a discutere sulle previsioni diverse. Ha senso mettersi a discutere sul modello che loro usano e perché usano quel modello oppure no. Questa è una cosa leggermente sofisticata, che molte volte il cittadino non lo sa, vede due scienziati, grandi tutti e due, soprattutto facciamo due epidemiologi, due virologi, che dicono due cose diverse, quindi la scienza non lo sa. Non è vero, la scienza lo sa, solo che essendo una disciplina che deve andare avanti necessariamente per congetture e quando fa dei modelli, questi modelli sono necessariamente previsivi, possono essere discordanti. Anche in questo caso il cittadino dovrebbe avere quelle competenze per poter capire se ciò che dicono ha una qualche rilevanza oppure no. La fake news non è sempre colpa di colui che la fa, la fake news è anche colpa di colui che la subisce e di colui che la diffonde. È stato chiarissimo, professore, la ringraziamo moltissimo sia io che Zorba per questo importantissimo contributo. Grazie. Grazie a lei, arrivederci a tutti. Prima di passare alla prossima rubrica, vi segnalo una challenge, una sfida su Instagram che ha lanciato la redazione del portale Ambiente della Regione Emilia-Romagna. Ecco, quando siete in vacanza fino al 31 agosto, appunto, avete la possibilità nei sentieri, oppure sulla spiaggia, dove non dovrebbero appunto esserci rifiuti, di fare una fotografia del rifiuto che avete visto e poi dello stesso luogo senza il rifiuto che voi avete provveduto a eliminare, mettendo sulla vostra bacheca l'hashtag
Libera la natura 2020, cioè quindi 2020. Fatelo perché è una cosa carina, mi sembra, e poi il portale appunto dedicherà un articolo ai tre migliori, diciamo, video o fotografie che avete mandato, ed è appunto un segnale per essere sostenibile anche durante la vacanza. E ora, per rimanere in argomento, vi segnalo Giuseppe Fattori, che oggi ci parla di un altro caso di marketing sociale, il plug-in, cioè ovvero raccogliere i rifiuti mentre si corre. Vedete che tutto torna. Buongiorno, oggi parleremo di plogging. Il termine deriva dalla combinazione della parola inglese jogging, correre, da quella svedese plock up, ripulire. Significa svolgere attività sportiva raccogliendo i rifiuti abbandonati. Questo fenomeno è nato in Svezia, a Stoccolma, nel 2016. La diffusione del plogging si deve soprattutto ai social, in particolare a Instagram. Le foto infatti hanno subito avuto una grande risonanza pubblica, tradotte in migliaia di like e soprattutto di partecipanti. Un gruppo di studenti di marketing sociale all'Università di Bologna ha scelto il plogging per la prova d'esame e lo ha proposto ai colleghi come momento di socializzazione dove potessero incontrarsi, divertirsi, muoversi e allo stesso tempo adottare un comportamento ecosostenibile e di ripristino delle aree verdi. Il plogging all'Università di Bologna è diventato così Uniplogging, Run and Clean. Dopo 2 mesi di preparazione hanno organizzato eventi ai Giardini Margherita in collaborazione con WISP Bologna e il quartiere Santo Stefano. Hanno partecipato a Itaca, il Festival del Turismo Responsabile, alla camminata del Parco dei Pini con l'associazione Corri con Noi. Le attrezzature necessarie per gli eventi sono state fornite da ERA, che ha sostenuto il progetto dando pinze per raccogliere i rifiuti abbandonati e guanti spessi per evitare qualsiasi contatto con siringhe o altri rifiuti pericolosi. Abbiamo visto che il plogging è un'attività di gruppo, una camminata veloce che prevede intervalli per dedicarsi alla pulizia delle aree verdi. Fare plogging è semplice, basta munirsi di guanti e sacchetto. Prova anche tu, puoi fare la differenza. Se vuoi saperne di più, vai su marketingsociale.net/zorba. Ti aspettiamo alla prossima clip. Siamo con Luca Bottura, che tra l'altro è un amico e sono fiero di essere suo amico. Lui conduce su Facebook la rassegna stampa satirica Casa Latera e ha ovviamente anche delle rubriche su Repubblica, L'Espresso. Lui è un giornalista satirico da tantissimi anni, al momento in cui iniziò a lavorare come redattore a Cuore, quando dirigeva Michele Serra. È autore di testi per il teatro e la TV, con programmi anche come Sanremo, Quelli che è il calcio, tanti altri. Vanta collaborazioni con Enrico Bertolino, con Celentano, Maurizio Crossa, Fabio Bole, insomma, molti altri. Diverse anche le pubblicazioni letterarie, e l'ultima proprio si chiama Bonisting, un cazzo, e ne parleremo verso la fine della nostra intervista. Allora, Luca Bottura, fake news ci sono sempre state, ma sembra che siano diventate un po' le protagoniste della lotta politica. Beh, un po' sì. Diciamo che prima erano la classica chiacchiera da bar, e io dico sempre, al bar normalmente il cretino di turno che entrava dicendo un'enormità, mi viene in mente Bar Sport di Stefano Benni, no? L'uomo col cappello che non capiva niente di calcio, veniva allontanato e considerato appunto lo scemo del paese. Purtroppo gli scemi del paese allora non erano in rete tra di loro, quando hanno trovato il modo di rendersi conto che ne esistevano tanti altri, si sono un po' coalizzati. Dopodiché, come sempre accade in questi casi, ma non è soltanto una specificità italiana, c'è qualcuno più in alto che si rende conto che l'ignoranza è un valore, può portare voti, può portare consenso, può portare anche denaro, perché poi alla fine tutto si riduce anche a uno stipendio da parlamentare o da presidente del consiglio o da vicepresidente del consiglio o da ministro degli interni, ma non sto facendo casi specifici, dico per dire, cioè non è che io abbia detto Matteo Salvini, proprio è un nome che è uscito, ma avrei potuto dirne tanti altri. Ecco, questo tipo di personaggio, di queste persone capiscono appunto che si può lavorare su questo ecosistema inquinato e basare su questo la propria popolarità.
qualità, tant'è che, come sai meglio di me, esistono, diciamo, delle figure che hanno un nome specifico, cioè i social media manager, che ogni giorno fanno in modo di dare del cibo a quella che si può definire bestia, nel caso di Salvini, appunto, proprio il nome che le è stato dato, perché diventano specchietti per le allodole in cui le notizie vengono travisate, violentate, ribaltate e così via, e questo è affine a un disegno molto specifico. Questa è la politica. Invece, per quello che riguarda, diciamo, coloro che non hanno interessi direttamente politici, si tratta banalmente di una questione economica, perché più click, più traffico, più visualizzazioni, più spettatori significano banalmente centesimi ogni volta, e un centesimo via l'altro, poi c'è, insomma, chi si arricchisce. Ma è un tema ampio, perché, scusa se mi dilungo, questo accade anche addirittura dall'estero verso paesi specifici. Per esempio, la Russia ha interferito per quello che riguarda il referendum sulla Brexit, perché ambiva a una sorta di destabilizzazione dell'Unione Europea, e lo ha fatto sia in chiaro attraverso i media ufficiali, che possono essere per esempio Sputnik, che è una piattaforma giornalistica, RT addirittura, che è un provider televisivo che ha diversi canali, sia attraverso il famoso palazzo di San Pietroburgo, nel quale vivono dei signori pagati che ogni giorno sono lì a spargere fake news, a spargere bugie con un disegno politico molto preciso. Ma E il tutto questo. paradosso specifico, proprio avevo avuto un'esperienza, ho seguito un programma televisivo per cui in un paesino in Inghilterra che era stato costruito, era mai abbandonato, è stato ricostruito con i fondi europei e invece grazie a queste fake news, continua pressione mediatica per far uscire l'Inghilterra dalla Brexit, questi hanno votato, la maggior parte di questo paesino ha votato per l'uscita perché dice per l'Europa per noi non fa niente. Cavolo, l'Unione Europea ha rifatto tutte quante le strade, i palazzi, il comune, e non lo sapevano, preferivano ascoltare. Senti, ma quando tu sei molto attivo sui social, appunto dicevo Casa Lateral, anche su Twitter vedo che hai tante persone che ti seguono, quando tu segnali appunto una fake news, una notizia falsa, ecco, quali sono le reazioni del pubblico, il più delle volte, quelli che hanno pubblicato la notizia falsa? Ma guarda, intanto i social ci chiudono dentro una bolla, e quindi tutto sommato io, a parte piccole fronde di hater, a volte tra l'altro anche organizzati, non ho particolari, diciamo, reazioni negative, perché chi mi segue normalmente lo fa perché, non dico, la pensa come me. Ma rispetto a queste notizie false, nelle quali possiamo cadere tutti, non è che sia necessario essere dei deficienti, nel mio caso peraltro sarebbe perfetta come definizione personale, però chiunque di noi può finire dentro a una notizia falsa. Normalmente capita, appunto, di ricevere applauso, consenso; rare volte invece capita che venga negata l'esistenza o la realtà o quello che è palmare sotto gli occhi di tutti, ma in quel caso sono, diciamo, passdaran politici, ecco, non farò nomi di partiti, ma i più attivi sono Italia Viva, Lega e Movimento 5 Stelle, perché in quel caso c'è un'affezione quasi, se vuoi, fideistica, no? Non è un sostegno politico, è quasi un tifo per la squadra del cuore, e quindi la squadra del cuore, per definizione, non può dire bugie. Ti faccio un esempio molto specifico che riguarda, appunto, il Movimento 5 Stelle. Adesso hanno un po' smesso, perché a un certo punto Reporter Sans Frontières, nella classifica dei paesi più liberi per la libertà di stampa, disse che è vero che l'Italia era molto indietro, ma era molto indietro perché aveva una politica molto aggressiva, e in particolare citava Beppe Grillo. Quindi hanno smesso di parlare di quella classifica. Però prima dicevano che l'Italia era così in basso, non già perché abbiamo i politici che intimidiscono, la mafia, eccetera, eccetera, ma perché i giornali prendevano finanziamenti pubblici. I finanziamenti pubblici dei giornali sono stati aboliti 10 anni fa. Però nel racconto ancora si dice che i giornali scrivono determinate cose perché prendono i soldi dello Stato, e questo non è vero. Senti, ma secondo te quali rimedi ci possono essere per fare in modo che i lettori, insomma, anche della rete, chi frequenta la rete, stia un po' più attento? Perché anche io dicevo, tutti ci possono cadere, anche io ci sono caduto anni fa, per esempio, una cosa, ho preso una cantonata mostruosa e mi resi conto che l'edizione della notizia era il fatto quotidiano, neanche quotidiano, quotidiano. Quindi le fonti sono la prima regola da controllare, forse. Ma sì, diciamo che da dove arriva ti può far capire, a volte, per esempio, se si tratta anche di una provocazione satirica, perché
Io ho molti amici de banker, uno dei più bravi e popolari, tra l'altro è bolognese, si chiama Michelangelo Coltelli, gestisce il sito Bufale un tanto al chilo. E una delle prime cose che si insegnano è esattamente questa, cioè guarda da dove arriva. Ti faccio un esempio. Io stesso sono stato in qualche modo propagatore di quella che non è una fake news, era una provocazione, però è stata male interpretata e quindi mi sono ritrovato con insulti da tutto il mondo, perché un paio d'anni fa avevo preso una fotografia uno era sicuramente Magic Johnson, l'altro forse era Denzel Washington, Samuel Jackson, mi esatto. ricordo, mi ricordo. E Sì. ero A Capri, ero la Capri. esatto. No, erano a Forte dei Marmi, quindi erano risorse boldriniane. Fanno shopping da Prada con i 35 euro. E qualcuno l'ha capita. Chi non l'ha capita, soprattutto all'estero, mi ha seppellito di insulti. In quel caso, bastava andare a guardare che la fonte era un tizio che lavora anche con le battute, e si sarebbe capito, insomma, che era un gioco. In generale. Incrociare, ecco, perché se ci fidiamo sempre delle notizie che ci arrivano dai media che noi consideriamo affidabili, a volte è più facile cadere in errore perché stiamo dentro una bolla. Uscire dalla bolla, ecco, quello è secondo me il consiglio che si può dare. E arrabbiarsi è il caso, anche con l'ultimo lavoro che hai fatto, buonisti un cazzo, insomma, scusate, bip ci sarebbe, ma qua No, vabbè. siamo liberi, insomma, e il titolo è abbastanza provocatorio, cosa vuole dire? Ah, bip, intanto, come dico sempre su buonisti, perché la parolaccia in italiano è buonisti e non quell'altra. È un titolo un po' provocatorio, sì, è un titolo, diciamo, che richiama un po' il gusto dell'impopolarità. Infatti, adesso sto scrivendo un altro librino e il titolo provvisorio è Manifesto del Partito Impopolare. Perché secondo me bisogna ricominciare ad avere il coraggio, anche se magari si dicono delle idiozie, per carità, come nel mio caso, però di dire anche cose che non vanno a favore del comune sentire, no? Del senso comune. C'era il vecchio e caro Manzoni, nei Promessi Sposi, diceva una frase secondo me molto bella, era il buon senso se ne stava nascosto per paura del senso comune. Noi siamo arrivati al punto in cui soprattutto la politica insegue la gente invece di cercare di guidarla. E quindi uno ha un po' paura a volte a dire certe cose, che per esempio nei confronti delle persone che hanno delle difficoltà economiche bisognerebbe avere un certo tipo di rapporto buonista, che in Italia continuiamo a perdere popolazione, quindi poi se arriva qualcuno che lavora non è questa sfiga, è buonista, che le tasse si pagano, perché se non paghi le tasse non fai parte della comunità civile, quindi non puoi lamentarti dei servizi che non funzionano, è buonista, che l'Europa è molto utile perché in realtà è un ombrello senza il quale chissà cosa potrebbe succedere, è buonista, e quindi questo libro in maniera spero divertente, insomma, perché è scritta così con un linguaggio satirico in cui il primo che si prende per il culo sono io, che è una regola fondamentale, però tento un po' di uscire da questo luogo comune del fatto che si debba sempre dire quello che piace alla gente, se no poi ti danno del buonista, eccetera, eccetera. Quindi è un po' uno sfogo che spero porti un sorriso, una riflessione. Molto chiaro, Luca, sei stato prezioso questo tuo intervento, ti ringraziamo in bocca al lupo per la scrittura, visto che sei ancora lì con la matita in mano, meglio il computer sotto le mani, le dita, per lavorare anche quest'estate. Grazie ancora, ciao Luca. Ciao Franz, grazie. Abbiamo nuovamente con noi i ragazzi dei Fridays for Future di Forlì. Sono andati in Sicilia e da lì condividono con noi alcune importanti riflessioni. Ciao a tutti, oggi è una bellissima giornata di sole, siamo in viaggio verso Marsala, ci siamo fermati a Segesta e come tutti i giorni stiamo notando che c'è un grandissimo sole e un grandissimo vento. E in tutta la Sicilia potrebbero rendere una regione assolutamente alimentata da fonti rinnovabili e per niente dipendente da fonti fossili come invece purtroppo è ancora. Questo non è un problema solo siciliano, ma è un problema del tutto italiano perché a differenza di altri paesi dove sole e vento vengono sfruttati in maniera molto più efficiente, qui non è assolutamente così, ancora meno del 30% è prodotto di energia è prodotta da fonti rinnovabili. E noi comunque nel nostro viaggio abbiamo cercato di essere il più possibile sostenibili, abbiamo ricaricato sempre da fonti rinnovabili nel nostro viaggio fino in Sicilia e qui in Sicilia invece con pannelli fotovoltaici. Ricordiamo che qui è un problema in Sicilia viaggiare attraverso la mobilità pubblica, con la mobilità pubblica abbiamo scelto di prendere quest'auto anche per questo motivo e c'è da dire che nelle città come Fridays for Future chiediamo sempre ai nostri governanti di incentivare il trasporto pubblico e la mobilità dolce, quindi ciclabile, per gli spostamenti di prossimità.
però chiaramente non possiamo pensare che l'auto elettrica o comunque il motore elettrico in futuro e nella transizione ecologica non siano un'alternativa assolutamente efficiente. Il motore a scoppio ha un rendimento del 30%, quello del motore elettrico oltre il 90%, e sicuramente deve essere alimentato da fonti rinnovabili, altrimenti l'efficienza cade. Ricordiamo tutti che abbiamo meno di 7 anni per riuscire ad arrivare preparati al nostro appuntamento con la storia, se vogliamo chiamarlo così. E gli accordi di Parigi sono assolutamente da rispettare da parte di tutti i paesi, è un lusso che non possiamo permetterci, quello di pensare che non abbiamo, che abbiamo ancora tanto tempo. Questo non è così, non è assolutamente così, e già da oggi i nostri governanti e europei, nazionali e regionali per questa bellissima regione devono assolutamente capirlo. Quindi noi andiamo avanti ancora più determinati e in questo viaggio cercheremo, per i giorni che ci restano, di portare avanti questa idea. Per la rubrica Parliamone Ora, una doppia intervista molto interessante. Per la rubrica Parliamone Ora, oggi siamo con il professor Marco Ciardi del Dipartimento di Storia, Cultura e Civiltà dell'Università di Bologna, che si occupa di relazioni tra scienza e pseudoscienza, tra le altre cose, e Barbara Zambelli, professoressa che lavora al Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie, sempre dell'Università di Bologna, nei settori come la chimica, biochimica, la biologia cellulare, molecolare, la microbiologia. Insomma, partiamo da Ciardi per incrociare un po', diciamo così, le armi su un tema molto delicato. Dopo le grandi stagioni dell'esplorazione sul mare, insomma, nel 500 e dopo il lancio, dopo 500 anni ancora, della sonda che è rivolta verso Marte, invece sono ancora quelli che pensano che la Terra che sia piatta, insomma, no? Poi ci sono i rettiliani, quelli che pensano che ci sia un complotto che governi il pianeta, quelli già sbugiardati dei protocolli dei saggi di Sion, abbiamo visto quelli dei cerchi di grano, abbiamo spiegato come sono le scie chimiche e il finto sbarco sulla Luna, abbiamo spiegato che è impossibile che sia un complotto perché sono migliaia le persone coinvolte, eppure con la vicenda Covid sono aumentati quelli che credono a tutto questo e a molto altro. Ma perché, professore? Ci spieghi lei, perché? Un problema di fondo è quello per il quale quando noi ci troviamo di fronte a un'affermazione di un qualsiasi tipo, a maggior ragione un'affermazione scientifica, non abbiamo gli strumenti per comprendere se l'affermazione che ci viene rivolta è vera oppure no. Questi strumenti in prima battuta ce li dovrebbe fornire la scuola. Cioè noi a scuola studiamo molte scienze, molte discipline, tanti dati, tante nozioni, però non c'è il tempo o la possibilità di soffermarsi su quello che sarebbe più utile, cioè come funziona la scienza, qual è il meccanismo con cui si costruisce una prova, qual è l'evoluzione del pensiero scientifico, qual è la complessità della scienza. Mancando questi strumenti, ogni volta siamo in balia di fronte a un qualsiasi racconto che può essere portato perché l'uditore poi non ha gli strumenti per giudicare se la cosa che viene detta ha un senso che sta dentro un ragionamento scientifico oppure no. Delle volte però sono scienziati che, o almeno persone che hanno un curriculum molto interessante, è difficile anche leggere un curriculum per riuscire a capire se questo scienziato, questo ricercatore, questo docente sia attendibile oppure no. Con la vicenda Covid abbiamo visto di tutto e di più, anche premi Nobel che dicevano delle cose che lasciavano attoniti i loro colleghi. È veramente difficile, è un ginepraio per noi persone normali. Esattamente, ma questo aggiunge un tassello al ragionamento che facevo prima, è che gli scienziati stessi sono esposti a questo rischio. Cioè può capitare che lo scienziato che lavora molto bene all'interno del proprio specialismo, prima di tutto quando deve mettere giudizi su altri campi, si trovi alla stregua di qualsiasi altra persona che non ha quello specialismo. In più, ci sono tanti problemi, no? Che riguardano ovviamente il rapporto comunicazione società-scienza,
quindi sono anche problemi di a volte visibilità, di interessi personali, perché una cosa non dovremmo mai dimenticare, dovremmo apprendere a scuola, appunto, è che gli scienziati non sono la scienza. Nella scienza la testimonianza individuale ha valore zero. Per quanto possa essere autorevole lo scienziato, esprime sempre un'opinione, che poi deve essere suffragata da un lavoro ampio da parte della comunità scientifica. Peer Infatti, io review, durante, insomma, il cioè, famoso peer review, quello dei esatto, pari, no, insomma, que che per questo io, ad esempio, nei di molti dibattiti ho assistito durante questi mesi, avrei voluto vedere qualche giornalista fare delle obiezioni di questo tipo anche appunto a virologi che sono andati in televisione dicendo: ma secondo me il virus è scomparso. Non c'è mai stata una replica forte su questo punto. e quindi è sempre bene in democrazia avere il contraddittorio. Professoressa Zambelli, siamo arrivati addirittura al paradosso, al fatto che persone come lei, che si occupano di chimica, biotecnologie, sono guardati con sospetto addirittura. Come si può spiegare invece alle persone che ci ascoltano quanto sia importante la ricerca e il vostro lavoro per migliorare le nostre vite? Assolutamente, la ricerca scientifica è fondamentale per migliorare le nostre vite e per costruire la cosiddetta verità scientifica. Se noi possiamo fare delle affermazioni anche adesso, no, sulla pandemia, su questo virus, quello che abbiamo imparato, lo abbiamo imparato attraverso la ricerca scientifica, quindi l'evoluzione anche dei nuovi trattamenti e quelli che ci saranno, l'eventuale vaccino che ci sarà in futuro, arriverà attraverso la ricerca scientifica. E la cosa importante anche è che uno ha un'idea della ricerca scientifica come un processo lineare, no? Io ho un'ipotesi, faccio gli esperimenti e trovo il risultato. In realtà, la ricerca scientifica e questo risultato è una grande scoperta. In realtà, le grandi scoperte, si costruiscono normalmente con piccole scoperte incrementali. Quindi, il singolo studio, è un tassello che costruisce la verità scientifica, ma non è. Non costituisce appunto la grossa scoperta scientifica. Quello che dobbiamo stare attenti a non fare, e questo lo possiamo fare se abbiamo anche le competenze per farlo, è quello di non fare cherry picking, no? Cioè di andare a prendere un singolo studio che dimostra una certa tesi, ma che magari non è, diciamo, esemplificativo del punto in cui la comunità scientifica è arrivato in merito alle conoscenze di quell'argomento. Quindi c'è una differenza tra il singolo studio e la raccolta invece di studi, quello che si chiama la meta-analisi, che è più diciamo uno studio complessivo di tutti i lavori scientifici che sono stati fatti su un certo argomento. E quella è la verità scientifica, diciamo, fino a dove siamo arrivati, e poi così continuiamo a costruirla sopra, diciamo. chiarissimo. E dall'illuminismo in poi abbiamo, diciamo, aggrappati alla scienza per cercare di comprendere meglio il mondo e, come diceva prima il professor Ciardi, insomma, ci sono dei truffatori oppure persone che parlano a nome proprio o non specificamente specializzati in quel settore e la gente poi crede, ci crede e poi succede che cosa? Succede che viene svilito anche la credibilità, viene svilita del tutto il sistema scientifico. Come se ne può uscire da questo cortocircuito? Allora, a me quello che viene da dire è di diffidare sempre delle affermazioni nette e delle affermazioni troppo semplici. La realtà non è mai così semplice. Di solito la realtà è complessa, ha mille sfaccettature e quindi è difficile dire questa cosa fa bene o questa cosa fa male con un'affermazione netta. E ricordarsi proprio sempre che la scienza lavora per piccole scoperte incrementali che mostrano una realtà complessa. E quindi lo scienziato, appunto, che dice questa cosa fa assolutamente male o questo fa assolutamente bene, è sempre un po' da prendere, diciamo, con le pinze, ecco. Molto chiaro. Per lei, Ciardi, invece? Intanto volevo dire che quello che ci ha spiegato la professoressa Zambelli è esattamente quello che bisognerebbe fare a scuola, cioè lavorare su questi temi. Cioè, spiegare come funziona la scienza, non far imparare nozioni a memoria senza la comprensione di cosa c'è sta dietro, di come si arriva al risultato e senza la storia della scienza, no? Che fa capire qual è l'evoluzione di tutto il percorso. Poi
Poi non è detto che questo serva a convincere o a fornire in assoluto gli strumenti, però se non ci proviamo, ovviamente poi diventa molto più difficile. In età matura, insomma, quando si iniziano a formarsi delle opinioni ben consolidate, questo è stato dimostrato da studi scientifici, appunto. Le persone tendono semplicemente, ad esempio in rete, a cercare i dati che confermano la propria opinione. Quindi se uno ha già una posizione da antivaccinista, va a cercare i dati che confermano la sua visione del mondo, non è disposto a mettere in dubbio quella visione del mondo. Se noi non troviamo un modo invece di insegnare lo spirito critico, e questo però è un lavoro che va fatto in un periodo di formazione, tutto diventa molto più complicato e, come abbiamo visto in questi giorni, non è un problema solo italiano, è un problema mondiale. Benissimo, io vi ringrazio anche Zorba, ovviamente, per il vostro importante contributo. Seguiteci direttamente nel programma perché è utile avere persone come voi che ci danno una mano a capire un po' meglio come farsi un'opinione e come eventualmente anche cambiarla, come ha appena spiegato il professor Sardi. Grazie ancora. E ora vi lascio con Giovanni Storti, con la sua simpatia e i suoi racconti molto green, molto verdi. Ora vi mostro una caratteristica particolare di questo bosco che è diviso in due, diviso faggi e abeti, che però cosa c'è in basso in questa particolarità? Adesso ve la mostro. Queste sono le formiche ruffe, si chiamano. Mi avvicino che magari riuscite a vedere. Vedete che movimento che c'è, guardate. Incredibile. Sono tre cumuli molto grandi, e le formiche ruffe sono molto importanti perché si mangiano la processionaria, che è quella specie di bruco peloso, a Milano si chiama gatta pelosa, che impesta i pini, gli abeti, tutti quegli alberi. E qua abbiamo un nido pazzesco di formiche ruffe. Guardate, tre nidi. Il nido è fatto con tutti aghi di pino e rametti piccolini, ma guardate che cumulo che è immenso. Questo è un altro, è enorme. Guardate, con tutto. Qui hanno inglobato anche un sasso. Incredibile, le formiche ruffe. La natura ci sorprende sempre, eh. Ecco il momento della pillola della città della scienza di Napoli. Le fake news sono sempre esistite perché fa parte del nostro sistema di pensiero, della psicologia umana, la tendenza a costruire fiabe e a darsi risposte semplici ai problemi complessi, risposte semplici che spesso ci confortano, ci fanno sentire meno soli, ci danno una spiegazione più facile da gestire, oppure ci trovano un colpevole, qualcuno a cui dare la colpa dei mali che stiamo vivendo, che stiamo subendo. E questo tratto tipico della nostra psicologia fa sì che combattere le fake news sia molto più difficile di quanto si creda. Non basta studiare, non basta purtroppo sempre la corretta informazione, bisogna che questa corretta informazione venga proposta con un po' di attenzione alla psicologia dei pubblici e alla mutevolezza dei linguaggi e dei contesti e così via. Fake news dunque ne sono sempre esistite, c'è un ambito in particolare che è quello prediletto di alcune delle fake news, soprattutto di quelle che capita di gestire a me, che è la scienza e soprattutto la salute, e qui la spiegazione del perché
sia un ambito particolarmente inquinato, se vogliamo, dalle notizie false, è abbastanza semplice, e cioè che la salute è la cosa più importante che abbiamo, la cosa che ci fa più paura e anche quella che smuove di più le nostre emozioni. Saperci malati, sapere un caro malato, sapere che esiste la possibilità di ammalarsi, ci terrorizza e quindi ci rende anche più vulnerabili a quelle spiegazioni confortanti o a quelle vie di fuga confortanti che dicevo poco fa. Quindi attenzione alle notizie che riceviamo, attenzione anche a propagarle con cautela, attenzione alle fake news, comunque vogliamo chiamarle. Buongiorno, sono Flora Di Martino, responsabile dell'organizzazione della Tre Giorni per la Scuola, l'evento che ogni anno Città della Scienza organizza per il mondo scolastico. Il programma è in fase di definizione e le modalità di fruizione quest'anno si svolgeranno sia da remoto che in presenza. A breve, appena possibile, metteremo il programma online sul sito dedicato. Grazie. Per la rubrica Gocce d'artista torna con noi la bravissima Tiziana Di Masi, che oggi ci parla di contraffazione. È un contributo perfetto per questa puntata dedicata appunto alle fake news. A te la linea, Tiziana. Spaghetti, sugo di pomodoro, una bella grattugiata di parmigiano reggiano e un filo di olio buono. È per un piatto come questo che l'UNESCO ha decretato la nostra cucina la dieta mediterranea patrimonio mondiale dell'umanità. Di certo all'UNESCO pensavano alla pasta di Gragnano, al pomodoro San Marzano, all'olio extravergine degli ulivi monumentali del Salento, al parmigiano reggiano DOP. Chissà se avranno mai pensato alla pasta verde, al sugo cocco pazzo, al parmesano brasiliano, oppure all'olio lampante sofisticato. Il risultato è apparentemente lo stesso, il sapore no. Al Consorzio di Tutela del Parmigiano Reggiano, con tutte le imitazioni e contraffazioni raccolte in giro per il mondo, hanno allestito un museo. Dentro c'è il Parmesan Perfect italiano, il Reggiano Made in Australia, il Parmo greco, il Parmigello. Ma il capolavoro assoluto è lui, il Parmazzano Dairy Free, senza latte, pensato per il consumatore vegano. Pensate un po', un parmigiano senza latte. Ma i giochi di prestigio non finiscono qui. C'è anche chi fa l'olio senza partire dalle olive. Sì, l'Italia è il secondo paese produttore al mondo di olio extravergine di oliva, ma anche il primo importatore. Perché? Semplicemente perché c'è chi fa dell'olio di scarto, spendendo mezzo euro al litro e lo trasforma miracolosamente in olio extravergine di oliva. Come fa? Con l'aiuto della chimica, eliminando puzza e acidità. Tutto falso, tranne i dati che sono veri. Il prezzo pagato agli agricoltori crolla del 30%. Si svuotano le campagne, chiudono i frantoi e noi intanto condiamo l'insalata con beta-carotene e clorofilla, le sostanze che truccano l'olio. Stanno distruggendo la nostra agricoltura, ci fanno perdere il controllo della nostra terra, creano ricchezza per loro e povertà per tutti noi. Chi sono? Sempre gli stessi, imprenditori disonesti e criminalità organizzata. Sono 50 i clan ufficialmente coinvolti nel business della contraffazione e delle frodi alimentari. L'Italia è il primo posto in Europa per segnalazione di cibi irregolari. Latte decongelato, in polvere, per fare la mozzarella di bufala campana DOP. Carne di animali pompati con gli ormoni come se fossero palestrati. Pesce decongelato venduto per fresco, allevato in chissà quali acque putride. Il caso di Vitalburro di Caserta, controllato dal clan Zagaria. Facevano il burro con scarti di animali, ossa, grasso e poi ci mettevano anche gli oli impiegati nella cosmesi. Un burro che rovinava il fegato di chiunque lo mangiasse. Ci guadagnano loro e ci perdiamo noi. Loro fanno un sacco di soldi, rovinando la reputazione dei nostri prodotti. Noi ci bruciamo occupazione e perdiamo l'unica ricchezza che avevamo. Quella di essere il paese dove si mangia meglio. Ma avete notato che il pomodoro sulla pizza non ha alcun sapore? L'olio, persino in posti di produzione tipica, al ristorante, puzza che non lo puoi annusare. Ma non siamo più quello che mangiamo. Ci possiamo difendere. Forse, soltanto in un modo. Leggendo attentamente le etichette, che dicono moltissimo, soprattutto quando non dicono niente.
La tracciabilità va imposta dal basso e noi lo possiamo fare premiando chi ce la offre. E poi impariamo a chiedere, fare domande a chi ci vende i prodotti, a costo di passare per dei fastidiosi rompiballe. Chiediamo all'oste: dove compri la carne? Chi ti vende l'olio? Qual è il pomodoro che ci hai messo su questa pizza? Più gli facciamo delle domande, più sarà costretto a pensarci bene prima di raccontarci delle bugie. Continua il viaggio nel mondo della mobilità sostenibile con il nostro amico Daniele Grillo. Eccoci ancora con Daniele Grillo di Pillole di Tram, che ci può dar qualche ragguaglio, un vocabolario sulla mobilità sostenibile. Stiamo cercando di raccogliere insieme a lui. E quando parliamo di settore sistema, cosa intendiamo? Intanto noi spesso siamo abituati appunto ad avere una visione settoriale di come muoverci, e cioè ci muoviamo o in autobus, o in tram, o in bici, o a piedi, o col mezzo privato, eccetera. Questa visione settoriale crea dei problemi, perché ogni spostamento viene effettuato sempre con lo stesso mezzo, indipendentemente dalla lunghezza, dal percorso, eccetera. E questo genera poi, per esempio, code, il fatto che molti prendano l'automobile. Invece, anche qui, proviamo a cambiare le nostre abitudini attuando invece una strategia di sistema, una visione di sistema, quella che anche scientificamente viene chiamata la system theory, cioè effettivamente inglobare all'interno di un sistema tutte le modalità di spostamento. Quindi, per esempio, su un percorso molto lungo potrei farne un pezzo con la macchina e poi lasciarla in un parcheggio scambiatore e prendere l'autobus, oppure un pezzo con la macchina e poi la bici, oppure bici più treno. Questa è l'ottica di sistema in cui noi possiamo riscrivere veramente la città e creare una città dei servizi, perché appunto noi abbiamo all'interno di una serie di strade non solo la possibilità di usare il nostro mezzo, ma quello del car sharing, del bike sharing, dell'autobus, del tram, del metro, eccetera, in base alla città, in base all'ambiente che io mi ritrovo. E questa è la visione con cui noi dobbiamo costruire i sistemi di mobilità sostenibile. Grazie molto Daniele Grillo, alla prossima puntata. Grazie a voi. Bene, anche per questa puntata siamo al termine. Io e Zorba e tutti gli ospiti che abbiamo avuto oggi, appunto, ci auguriamo di aver contribuito a fare un po' di chiarezza su questo argomento e vi diamo appuntamento alla prossima settimana. Sì, perché Zorba non va in vacanza e potrete gustarvelo in TV oppure sugli smartphone mentre siete in una baita di montagna o al mare sotto l'ombrellone, oppure a casa se avete deciso di non andare in giro quest'estate. Noi ci siamo per approfondire i temi che vi stanno a cuore. Vi chiediamo gentilmente magari di mettere una bella mi piace sulla pagina Facebook di Zorba, del Green Social Festival o del Festival della Salute. L'ultima autorevole parola va al mio amico Felino. Eccolo, grazie Zorba, perfetto. Ciao a tutti. Grandine, virus, siccità, inondazioni, rifiuti, cambiamento climatico, obesità, malattie varie, effetto serra, calma!